Volevo ricordare che fino al 1923 tutti gli istituti tecnici e tutta la formazione professionale era delegata ai sindacati, alle fabbriche, alle cooperative, ai comuni, alle province, cioè era tutta decentrata perché si governava sulla relazione diretta fra bisogno del territorio e formazione. Poi venne la riforma Gentile che concludeva un ventennio di elaborazione aperto nel 1904 e Gentile gli diede una idea che, da cui noi non siamo più usciti, e cioè, contrariamente a quello che pensava Aristotele, contrariamente a quello che ha pensato il Vangelo di Giovanni, contrariamente a quello che ha pensato la storia del pensiero cristiano occidentale, a San Tommaso o a Agostino o a Cartesio perfino, contrariamente a tutto quello che era una storia, non c'è prima l'esperienza e il mondo e la realtà e dopo la riflessione sul mondo, sulla realtà. Pensate che perfino per Hegel è così. Hegel dice che il pensiero, la nottola di Minerva, esce per il suo volo solo sul far della sera, cioè prima bisogna vivere, bisogna esperire, bisogna operare, bisogna lavorare e dopo, solo dopo, si può riflettere sul pensiero e distanziarsi dall'esperienza. Ecco, Gentile invece invertì in maniera radicale la convinzione e per la prima volta il mondo è prodotto dal pensiero. È da lì che nasce l'idea che prima si studia, magari per 13 anni come succede nella patologia italiana prima di andare all'università, e poi magari per altri 5 anni in università, e poi se uno fa l'insegnante per altri 3 anni dopo, e dopo si lavora. In questo modo impedendo agli insegnanti di fare bene gli insegnanti, agli architetti di fare bene gli architetti, agli avvocati di fare bene gli avvocati, perché non è possibile immaginare che prima si studi e dopo si lavori. Noi siamo abituati a pensare che chi fa il liceo è di serie A, chi fa l'istituto tecnico è di serie B, chi fa l'istituto professionale di Stato di serie C, chi fa voi, Galdus, è di serie chi fa l'apprendistato è addirittura fuori gioco, è perduto, non è bene. Questo è il modo per buttare all'aria un paese, è il modo che non serve per affrontare le sfide della globalizzazione, per affrontare le sfide della Industry 4.0, per affrontare le sfide di una innovazione tecnologica radicale che cambierà le abitudini di vita e le modalità, che renderà inutile il lavoro dipendente, perché se continueremo a ragionare in termini di dipendenza bovina, taylorista, fordista, noi non faremo mai un passo innanzi, ma dovremo confrontarci con un lavoro indipendente, cioè autonomo, creativo, produttivo, così come John Locke 1764 diceva, e che essendo noi padroni del corpo e il corpo deve lavorare, il labor è quello del corpo, poi dice noi con il corpo facciamo lo work, cioè facciamo l'opera, quello che Hannah Arendt ha chiamato opera. E dice tutto ciò che è prodotto del corpo e dell'opera del corpo è il prodotto personale, quindi il massimo della creatività, a tal punto che si identifica con la persona.